L'Auditorium Sant'Alfonso di Pagani ha accolto lo spettacolo teatrale Elettra da Eschilo a Sofocle, messo in scena dai ragazzi del liceo classico Gian Battista Vico di Nocera Inferiore. Un'iniziativa culturale organizzata per raccogliere fondi in favore dell'associazione Autismo Fuori dal Silenzio. Lo spettacolo gira attorno ad Elettra. La protagonista s'oppone all'omicidio del padre, ucciso dalla madre al fine di usurpare il trono per condividerlo con Egisto, suo amante. Oreste, il fratello che Elettra salvò alla nascita da morte certa, resta l'unica speranza per fare giustizia. Non è la prima volta che lo spettacolo calca i palcoscenici dell'Agro, ma in questo caso la rappresentazione è legata alla sensibilizzazione sul tema dell'autismo. Grazie al contributo di partecipazione sono stati raccolti fondi per il progetto Senza Corazza, che consente una maggiore inclusione dei ragazzi con bisogni speciali nell'istruzione e in ambito sociale. Gli attori sono tutti studenti, sono 49 attori in scena, anche i tecnici, gli scenografi sono studenti e sono entusiasti di poter riproporre questo lavoro. Ci crede la nostra dirigente, la professoressa Teresa De Caprio, che incentiva sempre progetti che possano ampliare l'offerta formativa e dare l'opportunità ai ragazzi di evidenziare le loro capacità, i loro talenti, le loro attitudini naturali, al di là di quello che resta comunque importante, cioè lo studio curriculare che si svolge poi al mattino. E anche la modalità emotiva, anzi soprattutto forse dare spazio all'emozione, all'empatia, fa crescere. Il messaggio dell'autismo all'interno delle scuole è fondamentale, perché poi all'interno della didattica si crea l'uomo, si crea il futuro per un bambino affetto da questa patologia. Quindi anche questo progetto per noi, quando ci è stato presentato, l'abbiamo ritenuto subito importante e quindi con tutta la nostra energia e aiuto lo porteremo all'interno delle scuole. Poi tutto ciò che si fa è importante. Noi da pochissimo abbiamo inaugurato Noi il Bene, quindi dove l'avvocato ci ha onorato di stare con noi, e quello sono dei punti, delle pietre miliari che sono fondamentali per i nostri ragazzi, quindi un punto di informazione fondamentale, fondamentale per dare coraggio alle famiglie che purtroppo si trovano in questo vortice, un vortice che un pochettino alla volta stiamo cercando di non farlo diventare più un vortice, ma una realtà positiva, perché un figlio autistico non è un dramma oppure un qualcosa di negativo. Deve essere un peso. Bravo, è un ragazzo speciale che ha tante cose belle e noi dobbiamo cogliere tutte quelle sfaccettature positive che comunque gratificano i nuovi genitori e poi diamo la possibilità a loro di vivere un mondo particolare, un mondo speciale.